visto che oggi inaugura la Reggia di Venere la mostra di Leonardo, mi sembra che una donna leonardesca come Chiara Medioli, nel senso che forse c'è qualcosa, non so, non è e fatto, non ho la barba, non è fatto l'astronauta, l'unica cosa che non è fatto, insomma, perché lo dico con grande ammirazione, Chiara Medioli ha un percorso professionale che definire composito è un eufemismo, nel senso che ha vissuto moltissimo all'estero, poi ce lo racconterà meglio lei, partendo da una preparazione, perdonami se sbaglio, dimentico qualcosa, da un tipo di cultura molto legata alle loro allora nascenti tecnologie, quindi siamo a metà degli anni 90 se non sbaglio, sì. Per poi addirittura diventare fotografa, diventare scrittrice, ha scritto una guida... è vero, hai scritto una guida. Sì, ho scritto due guide. Una si chiama Botteghe Oscure ed è sui negozi di Milano che adesso stanno chiudendo tutti. Sì. Dopodiché, da questa preparazione tecnologica approda a tutto poi quello che è la parte più, come dire, potremmo definirla in qualche modo nostalgica, no? Di quello che riguarda l'atto della scrittura, e quindi è proprio una casa editrice molto famosa che è la Bertelsmann, finché adesso è diventata una big boss di Fabriano, che voi conoscete tutti, e quindi insomma a noi piacerebbe saperne di più di questo tuo, come dire, interesse assolutamente globale. Mi sembra che poi, ecco, aggiungiamo un'altra parola chiave, abbiamo detto passione, emozione, nel tuo caso mi sembra che ci sia una grandissima, oltre competenza, curiosità è la parola chiave forse. Sì, per te. Questa sì, nasce un pochino dal fatto che io quando ero piccola, io sono figlia unica e insomma una cosa chiave appunto è che ho avuto molto tempo per annoiarmi, non avevo appunto, certe volte non avevo niente da fare per tutta l'estate, quindi mi sono data da fare guardando intorno cosa c'era da fare, guardando proprio le cose. Sono approdata alla carta, ma ci sono sempre un po' girata intorno, quindi sono sempre un po' partita dal mondo dell'informazione e quindi ho lavorando prima in degli ambiti un po' accademici, astratti, dell'interazione uomo-macchina e della comunicazione mediata da computer tra umani. Poi sono passata alla telecomunicazione occupandomi proprio di quelle cose lì, quindi di come le persone passano la maggior parte del tempo oggi a comunicare con gente che non è nella stessa stanza. E questa è una cosa un po' curiosa e ha degli effetti su come viviamo. Poi da lì sono passata alla comunicazione stampata, quindi alla stampa digitale, ai libri. Poi togliendo il contenuto sono rimasta ai quaderni. Poi togliendo anche la rilegatura sono arrivata al foglio di carta. E quindi ho fatto tutto un percorso un po'... Finché è arrivato un progetto che è molto inerente alla mostra che c'è qui. Sì, un progetto molto bello che è stato tra l'altro proprio lanciato qui a Torino ed è un progetto che ci ha occupato come Fabriano e un po' per la parte nostra culturale nel 2011. Il progetto si chiama 150 italiani, avevo anche tutta una serie di immagini, eccole lì. Abbiamo lavorato con l'Università di Trento e l'anno scorso migliaia di persone, migliaia di cittadini hanno votato su un sito 150italiani.it gli italiani del passato, degli ultimi 150 anni, a cui si sentivano più grati, che ritenevano delle persone esemplari, purché fossero non più viventi. Ecco, volevamo evitare situazioni in cui le persone dicevano no, vota mio fratello, vota il leader politico, vota questo. Vogliamo dire che c'è anche un sito, 150italiani.it. Sì, appunto, questo sito 150italiani.it poi ha dato origine a tutta una votazione e sono usciti 150 nomi. E questi sono diventati dei piccoli quaderni, ce ne sono lì, sono in solito in vendita nelle librerie o nei negozi Fabriano e la cosa curiosa è che dietro c'è la biografia e comunque sono oggetti per scriverci dentro, quindi per avere un esempio. E queste qui sono ad esempio le sorelle Giussani. Chi di voi sa chi sono le sorelle Giussani? Ah, ecco, il cineoperatore, però nessun altro. Sono le creatrici e sceneggiatrici di Diabolik. Diabolik, insomma, un personaggio del male, quindi molto strano che due signore molto carine, due sorelle biondine della buona società milanese, che fanno la piega dal parrucchiere, molto carine,
scrivessero questi noir dove il cattivo vinceva, dove c'erano degli omicidi, quindi erano, all'inizio furono addirittura censurate, quindi queste storie non avevano passato il vaglio della censura italiana. Poi abbiamo fatto la conta insieme a Claudio Giunta, che è un professore di italianistica molto serio dell'Università di Trento, che è torinese però. Abbiamo fatto una conta cercando di capire come si divideva questa popolazione di uomini e donne esemplari. Ci sono premi Nobel, ci sono attori molto famosi, uomini politici, i padri della patria, eccetera. Uomini politici molto pochi in realtà, li abbiamo eliminati. Il progetto voleva unire un po' e non dividere. Però le donne su 150 personaggi sono 21, quindi sono circa il 15%. Un po' poche, però è abbastanza logico se si pensa che fino a 60 anni fa nemmeno votavamo, quindi probabilmente la scolarità si fermava forse al liceo per le persone più fortunate. Ecco, noi oggi siamo molto fortunati perché io già quando ero piccola nella classe mia delle elementari comunque eravamo pari, bambini e bambine. All'università oggi sono più ragazze che maschi, prendono anche voti migliori. Subito dopo qualche cosa comincia a non funzionare, quindi io ho delle idee sul che cosa non funziona, però magari ne parliamo un altro momento. Volevo nominare un pochino di queste donne, Alda Merini, Amelia Rosselli, le sorelle Giussani, Chiara Lubic, Anna Magnani, la Duse, la Morante, la Pivano, Grazia Deledda, Ilaria Alpi, Luisa Spagnoli, Maria Montessori, Marisa Bellisario, Natalia Ginzburg, Wanda Osiris, Tina Modotti, Silvana Mangano, Sibilla Leramo, Renata Tebaldi, Paola Borboni, Oriana Fallaci. Ecco, poi ci siamo guardati un po' in faccia con i colleghi dell'università e abbiamo detto, beh, ma molte sono artiste o scrittrici o intellettuali, quindi sono personaggi che vivono comunque un po' isolati, non devono interagire moltissimo o battagliare fortemente con colleghi nel mondo del lavoro oppure con uomini politici nell'agone politico, eccetera. Quindi un po' così, ecco, si spera che invece adesso ci siano altre figure che sono più, non lo so, magari appunto imprenditrici, donne politiche, ecco, senza nulla togliere appunto poi alle altre professioni.